Rassegna stampa di oggi 18 aprile 2018. Questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Governo, PD e Movimento 5 Stelle avviano dialogo sui temi. Martina dice 3 punti, c'è anche reddito di inclusione. E loro dicono iniziativa utile. Il segretario leggente del Partito Democratico ufficializza lo scongelamento dei suoi partendo dai contenuti su cui sono disposti a confrontarsi. Segnale di rottura rispetto alla linea dell'opposizione a qualsiasi costo che segue le aperture di Fassina e Serracchiani e ancora prima del ministro uscente Carlo Calenda. Stefano Cucchi, carabinieri, testi in aula, dicono relazioni su salute modificate su ordine dei superiori. C'è un nuovo inedito capitolo nella storia della morte del geometra romano che arriva dal processo ai militari dell'arma accusati a vario titolo di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia, grazie alle testimonianze di due colleghi. DSA, il MIUR fotografa boom di diagnosi, 67.000 in più in un anno. Il pedagogista dice business dietro etichette date ad alunni. Gli studenti con qualche disturbo specifico dell'apprendimento toccano la quota record di 254.000 nell'anno scolastico 2016-2017. Sono il 2,9% degli iscritti. Il pedagogista Daniele Novara, che al tema ha dedicato il libro Denuncia, non è colpa dei bambini, dice in alcuni casi si fa confusione tra la difficoltà di apprendimento e il disturbo conclamato. Supera Analotto, a Caltanissetta ha centrato il 6, vinti oltre 130 milioni di euro. La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73. Con la stessa giocata sono stati realizzati anche un 5 e un 4. Il fortunato, comunica la Sisal, ha centrato il 6 con una schedina a due pannelli nell'edicola Totip Trissuno del comune siciliano. Con la stessa giocata sono stati realizzati anche un 5 e un 4, rispettivamente del valore di circa 19.000 euro e di 334,92 euro. Un punto vendita fortunato, quello di Caltanissetta, perché il 13 giugno dell'anno scorso erano già stati incassati più di 165.000 euro con un 5. Voto di scambio, arrestato il deputato Ars di centrodestra e affiliato al clan Diavola. Il genero del boss dice è il santo nostro. Giuseppe Gennuso, detto Pippo, parlamentare siciliano, candidato con la lista Popolari ed Autonomisti e da gennaio in area Forza Italia, è stato arrestato lunedì sera dai carabinieri insieme ad altre due persone. Secondo gli inquirenti della DDA di Catania, ha stretto rapporti con il clan mafioso per assicurarsi i voti. Le intercettazioni tra gli indagati. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.